Buongiorno, ben ritrovati oggi nei nostri studi Giorgio Sernia, ricordiamo uno dei candidati per il Movimento 5 Stelle per la Regione Puglia. Giorgio Sernia, le leggo questo dato, 2.169 voti su Sansevero e 3.075 in provincia di Foggia. Si aspettava un dato così clamoroso? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. A dir la verità sono molto soddisfatto dei dati che stavi leggendo poco prima. No, io mi accontento di quello che ho trovato, che è venuto, e stiamo esultando, diciamo, per questi dati che ne sono venuti fuori. Beh, accontentarsi non è la parola giusta. Facendo un'analisi, lei raccoglie più del 78% dei voti del 5 Stelle su Sansevero. E comunque era la sua prima partecipazione a una tornata elettorale. Quindi il dato è rilevante ed è, tra le altre cose, il secondo più suffragato su Sansevero. Ricordiamo, un altro candidato era nella lista di Emiliano Sindaco di Puglia, l'avvocato Gigi Damone. Sansevero per la prima volta dà una scossa a quelle che probabilmente erano delle regole, erano delle storie politiche, cioè è stato un segnale comunque rilevante, nonostante non abbia poi portato nessuno in via Capruzzi a Bari. Beh, io lo dissi già in un'altra intervista proprio con questo studio. I risultati arrivano se si lavora. Noi abbiamo lavorato, siamo arrivati ai cittadini, siamo arrivati alle persone, li abbiamo informati per tutta la campagna elettorale, abbiamo fatto capire dove volevamo arrivare, come ci stavamo proponendo, cosa volevamo fare. Quindi è chiaro che poi i risultati arrivano. Da una parte, da un'altra parte il messaggio è chiaro, i cittadini di Sansevero vogliono cambiare, hanno dato un segnale forte, un messaggio di cambiamento che vogliono e che cercano da tempo. Io non so adesso come proseguirà questo percorso, però è chiaro che è arrivato questo segnale forte che deve far riflettere tutti. E deve far pensare che forse è l'ora di cominciare ad organizzare delle politiche per questo territorio in un'altra ottica e soprattutto cominciare ad amministrare questo territorio che ne ha tanto bisogno e che da un po' di tempo a questa parte è stato un po' dimenticato da tutti. Per la prima volta sette consiglieri del Movimento 5 Stelle saranno tra i banchi di quella che è la nuova amministrazione regionale. È un numero importante. Ricordiamo, per la prima volta si riduce da 70 a 50 più 1 il numero dei consiglieri regionali. Per la provincia di Foggia, dei 5 Stelle, vi rappresenterà Rosa Barone, candidata di Foggia, che ha superato i 5.000 voti. Ricordiamo, comunque sono da analizzare un po' tutti i dati. Sicuramente Sansevero viene sgambettato perché aveva due consiglieri in regione e non ne porterà nessuno. Secondo me, perché poi il dato è anche un altro, che solo il 41% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne, quindi anche questo probabilmente ha condizionato, no? Sì, sicuramente l'affluenza non è stata delle più positive, insomma, solo il 40% è un dato, è una sconfitta, ma non per noi cittadini, insomma. Dei cittadini che non si recano alle urne fa riflettere e quindi dici da dove si vuole ripartire, innanzitutto. In secondo luogo, adesso noi abbiamo finalmente un eletto nella provincia di Foggia. Ricordo che il Movimento 5 Stelle fino ad ora non aveva eletti, non aveva espresso parlamentari, non aveva consiglieri regionali. Invece questa volta, con questa tornata, abbiamo finalmente un portavoce alla regione, abbiamo anche qualche consigliere eletto come a Manfredonia, dove ne sono usciti due. Quindi questo fa ben sperare, fa capire che quel processo di cambiamento sta avvenendo in atto. E che piano piano questa idea di cambiamento affidata alle politiche del Movimento 5 Stelle sta prendendo il suo corso e quindi siamo contenti del risultato che ne sta avvenendo. Per quanto riguarda Rosa, sono felice che lei sia all'interno del Consiglio regionale, gli faccio ancora
anche oggi rinnovo i miei auguri. Gli auguro un percorso sereno all'interno del Consiglio regionale e spero che per la prima volta finalmente possiamo contare su un consigliere regionale che finalmente porterà le istanze di questo territorio e batterà i pugni su questo tavolo regionale per far sì che il nostro territorio non sia più il fanalino di coda di questa regione ormai da anni, ma sia magari il punto di riferimento non solo di questa regione, ma cominci a maturare un qualcosa che lo porti a essere un punto di riferimento non solo per tutto il sud Italia, ma anche per l'Italia intera. Abbiamo le risorse, abbiamo le capacità, abbiamo le persone che possono fare questo, che ci possono aiutare a crescere. Bisogna solamente organizzarsi e far sì che le politiche poi aiutino i cittadini nello sviluppare impresa, turismo, agricoltura o tutto quello che ne abbiamo bisogno. Emiliano, fa una proposta di spaccatura. Propone ai 5 Stelle un assessorato regionale. Qual è la sua opinione in merito? Ed è, tra le altre cose, un assessorato anche rilevante, insomma, c'è la patata bollente dell'Ilva di Taranto. Beh, per quanto mi riguarda, il mio pensiero rimane sempre questo. Io sono del parere che, lo dicevo sempre anche in campagna elettorale, l'Italia non è un paese che va riformato, ma va rifondato. Quindi, partendo da questo presupposto, bisogna dare dei contenuti nuovi, dei punti di riferimento nuovi, dei modelli da seguire nuovi. Questo che cosa significa? Che io non credo più nella figura dell'assessorato all'ambiente. Mi ricollego un po' a quello che da tempo stiamo portando avanti anche con Territorio Zero. Noi abbiamo cantato in campagna elettorale di un nuovo modello che sta avvenendo nel nord della Francia, Nord Pas-de-Calais, dove non esiste più l'assessorato all'ambiente, ma esiste un dipartimento che va a coordinare una serie di dipartimenti a sua volta, che vanno così a strutturare un nuovo modello di società sostenibile. Quindi, più che parlare di ormai sistemi che appartengono alla vecchia politica, io mi aspetto una risposta decisiva da parte di Michele Emiliano, una risposta che dia la possibilità finalmente a questo territorio di cominciare a intravedere un percorso anche sotto ottiche nuove, diverse. Però poteva essere un'occasione o è stato un tentativo di stanare il Movimento 5 Stelle? Ma la verità è che Michele Emiliano si deve prendere le sue responsabilità e deve abbracciarsi anche le responsabilità che derivano dalle politiche passate. Non dimentichiamoci che fondamentalmente anche i consiglieri uscenti rispetto a prima non è che sono tanto cambiati, cioè insomma le figure che avevamo prima fondamentalmente le abbiamo anche adesso. Quindi bisogna capire poi come organizzarsi. Che cosa voglio dire? Che sicuramente Michele Emiliano dovrà parlare con la sua maggioranza, tener conto anche dell'opposizione e decidere come meglio crede. Noi come Movimento 5 Stelle o i consiglieri regionali andranno avanti con il loro percorso, siamo all'opposizione e quindi automaticamente saranno lì per controllare e far sì che tutto quello che succede all'interno delle istituzioni sia portato avanti in maniera onesta, legale e soprattutto si continui a vedere il cittadino al centro di tutte le politiche regionali o territoriali. Lei si aspettava un risultato dato comunque il grande dato, quello più importante, quello dell'astensionismo? Il risultato dei 5 Stelle se l'aspettava così imponente, così di spaccatura, e comunque portare 7 consiglieri significa avere grosso appeal sugli elettori? Beh, il dato di astensionismo si sapeva, si prevedeva, era nell'aria. Quando facevo campagna elettorale incontravo i cittadini, le persone mi dicevano: no, guarda, io non voglio andare a votare, per me siete tutti uguali. La sfiducia regnava nella mente delle persone. Ho fatto diversi appelli al voto proprio per dire al cittadino che le proprie responsabilità se le deve prendere, perché votare è un diritto e un dovere.
Per tutta la campagna elettorale ho cantato una frase di Paolo Borsellino che diceva che noi un'arma ce l'abbiamo e quest'arma è più potente di una lupara, è più affilata di un coltello, è una matita. E con una semplice matita noi potevamo dare una risposta forte a questo territorio e un cambio di passo rapido e diciamo consistente. In parte è avvenuto, in parte no. Fatto sta che sicuramente continuando a lavorare, come dicevo all'inizio, portando informazioni al cittadino, secondo me i risultati poi verranno anche per il futuro, perché io sono del parere che più si informa, più si dà conoscenza e più le persone sono libere di farsi un'idea e capire magari la prossima volta anche come esprimere un consenso elettorale nei confronti di una forza politica. Nella sua campagna elettorale molte volte ha anche attaccato quello che era il progetto del centro commerciale su San Severo. In questi giorni il presidente della provincia di Foggia, l'avvocato Francesco Miglio, incontrerà dei dipendenti in esubero di un centro commerciale di Foggia. D'altro canto, da sindaco di San Severo sta sponsorizzando fortemente come volano di crescita un centro commerciale nella zona ASI. Qual è il suo pensiero in merito? Il mio pensiero è che bisogna ripartire dalla bottega di quartiere, bisogna ripartire dal far rivivere il centro cittadino. Lì dove ci sono delle grosse realtà, delle città dove hanno dei grossi ipermercati o centri commerciali, si è visto, i centri cittadini sono diventati vuoti, deserti, sono diventati centri di negozi, voglio anche dirlo, di extracomunitari che hanno acquisito ormai tutte le licenze e i centri città delle varie città italiane. Questo dato deve far riflettere, insomma. Quindi da dove ripartire? Ripartire dall'artigianato di paese, dal rivalutare e rivalorizzare quelle che sono le nostre qualità, le nostre eccellenze sul territorio. Quindi magari, come dicevo, anche in campagna elettorale, fare dei chilometri, delle attività a chilometro zero, avviare delle attività commerciali, magari organizzate anche in una certa maniera. Un centro commerciale, oggi come oggi, l'amministrazione si sta prendendo le sue responsabilità, ci sta mettendo la faccia politicamente, sta dicendo che porterà dei risultati a questo territorio, ma quando si parla di territorio mi viene anche da pensare per territorio cosa si intende? Solo San Severo? E allora i paesi limitrofi come Torre Maggiore, come Apricena, eccetera eccetera, dove ci sono già quei pochi 3-4 negozi all'interno di queste città, di questi paesi, che fine faranno? Verranno completamente assorbiti? Quindi facciamoci anche questa domanda. È anche vero che parlando con i commercianti, con le associazioni di categoria, loro sono chiari su quello che dicono: noi già non guadagniamo, già di soldi non ne girano, già i nostri negozi sono vuoti, quindi a che pro, a prescindere poi da tutto, andare a aprire un altro centro commerciale se la moneta non gira e quindi già così non c'è non c'è economia, non c'è economia. Esattamente. Beh, ricordiamo anche comunque che la decisione è di carattere regionale. Quindi ricordiamo anche questo dato qui. L'ultima domanda la facciamo andare via. L'analisi è questa: lei termina il suo percorso politico dopo questo risultato che per alcuni è stato clamoroso o riparte da questo risultato politico? Allora, questo non è una cosa che dovrò dire io, questa è una cosa che dovranno dire i cittadini. Noi nel movimento non è che ci candidiamo da soli, ci candidano, ci chiedono, abbiamo una forza politica che vuole dare merito a chi si attiva sul territorio. Che cosa significa? Che molto probabilmente se la mia figura sarà una figura che continuerà a lavorare, darà un forte contributo sociale, verrà apprezzata e magari alle prossime primarie o alle prossime decisioni per questo territorio verrà valutata come una figura che può dare un contributo a questa comunità,
Perché no, magari ben venga, io sono a disposizione, perché credo fortemente che bisogna dare una scossa a questo sistema, e se non lo facciamo soprattutto noi giovani, non vedo chi lo deve fare. Il destino è nelle nostre mani. Quindi sicuramente bisogna partire da un senso di comunità, guardarci negli occhi, stringerci, capire che se ci mettiamo insieme possiamo organizzare qualcosa che si basi soprattutto su trasparenza e onestà, che sono i fattori principali che servono oggigiorno. Poi un domani, se l'attivismo del Movimento 5 Stelle crederà che Giorgio può dare ancora qualcosa, ben venga, altrimenti diamo merito a chi merita di più. Noi la ringraziamo, è stato abbastanza chiaro, però io la voglio lanciare comunque lì. Emiliano è stato assessore di San Severo. Se l'avesse chiesto lui in prima persona di diventare assessore all'ambiente in regione, avrebbe accettato in quanto Giorgio Sernia? No. Va bene. Sono del parere che Michele Emiliano deve riflettere anche sulla sua posizione qui a San Severo. Io non credo che una figura che adesso è il presidente della nostra regione debba continuare ancora a fare l'assessorato a San Severo. Credo che debba dare spazio magari ad altre figure che possono interessarsi in prima persona di questo territorio e aiutarci a sconfiggere un problema legato alla criminalità e alla legalità che da tempo sta affliggendo questo territorio e che più si va avanti e più peggiora, insomma. Quindi stiamo attenti, perché la situazione a San Severo è molto grave a mio parere. Abbiamo avuto di tutto e di più, da furti, rapine, omicidi di stampo mafioso. Quindi va analizzata e bisogna cominciare a prendere sul serio in mano questa situazione e andare a battere un po' i pugni sul tavolo per chiedere l'aiuto delle autorità competenti e far sì che i nostri cittadini comincino a trovare un po' di serenità e di acquisire un po' di più quel senso della sicurezza che secondo me in questi giorni si sta perdendo. Grazie.